Siamo con mister Manuele Domenicali dopo la partita vinta dal Mazara contro lo Sciacca 2-1 che ha permesso ai gialloblu di ritrovare finalmente il successo. È quello che volevamo, era ora, perché appunto dall'inizio del girone di ritorno in campionato non avevamo ancora vinto, nonostante avessimo fatto anche delle buone prestazioni, però abbiamo portato a casa veramente pochi punti. Oggi la squadra ha giocato con grande determinazione, quello che io avevo chiesto, ed era uno dei punti in cui noi dovevamo e dobbiamo migliorare, avere questa determinazione in campo. E poi devo dire che oggi ha espresso anche un ottimo gioco, che oltre due gol abbiamo colpito due traverse, abbiamo sbagliato almeno tre importanti situazioni per poter fare gol, e probabilmente anche almeno un rigore negato. Quindi direi che la squadra oggi ha fatto una grande prestazione, si è meritata assolutamente la vittoria e direi che dobbiamo veramente continuare su questa strada, perché oggi ho visto dei miglioramenti importanti. Ecco, oggi gli spunti di discussione sarebbero tanti, oltre il ritorno alla vittoria, appunto ci sono segnali di crescita anche dal punto di vista del gioco. Ricordiamoci che noi, a differenza degli avversari, il Mazara ha giocato solo tre giorni fa una finale di Coppa, una gara anche pesante dal punto di vista mentale. Sì, certo, noi tre giorni fa abbiamo appunto disputato la finale di Coppa Italia siciliana. Come tutti sanno, abbiamo perso 1-0 contro il Ragusa, disputando una buona gara. E quindi alla fine siamo rimasti con l'amaro in bocca. Diversi dei miei giocatori sono usciti piangendo perché dalla delusione, per l'amarezza, per tutto quello che avevano espresso. E quindi in questi tre giorni abbiamo dovuto ricaricare le batterie, abbiamo dovuto lavorare molto sotto l'aspetto psicologico. Abbiamo dovuto trovare anche il modo di arrivare a fare gol, perché noi purtroppo abbiamo segnato pochi gol. E quindi in tre giorni abbiamo fatto veramente tanto tanto lavoro sotto tutti gli aspetti. Oggi in campo siamo riusciti a portare molte cose di quelle che avevamo preparato. Quindi cosa dire? Complimenti veramente a questo gruppo straordinario. Ecco, ragazzi che si sono preparati, la vittoria era fondamentale, tre punti importantissimi per la classifica. Un altro spunto di discussione sicuramente è il ritorno al gol da parte del Mazara, però oggi il Mazara è arrivato sotto porta in una decina di occasioni. Assolutamente. Diciamo che è quello che noi dovremmo riuscire a fare con continuità, perché tutti i punti su cui noi andiamo a lavorare durante la settimana, se riusciamo a farli nel miglior modo, chiaramente non dico senza mai sbagliare, perché è impossibile, tutti sbagliano, anche in Serie A sbagliano, però se riusciamo a dare una certa intensità alla partita, dare certa continuità alle azioni, questo numero di situazioni potrebbero capitare quasi tutte le partite. Mazara che ha contenuto bene anche le offensive dello Sciacca, che per due volte si è ritrovato a inseguire. Nella prima occasione, dopo 5 minuti, ha trovato subito la rete del pari, nel secondo tempo però la difesa ha tenuto bene, nonostante anche qualche rischio nei minuti finali. Devo dire che noi abbiamo subito il gol del pareggio dell'1-1, e lì adesso vorrei poi, lo dovrò rivedere, perché secondo me potevamo evitare quella situazione. Sicuramente non ci siamo mossi bene sulla linea difensiva, però a differenza di altre volte abbiamo subito il gol, ma la squadra ha ricominciato a giocare e non si è scoraggiata, ha continuato a produrre azioni e alla fine siamo stati premiati. Ma devo dire che abbiamo fatto un periodo nel secondo tempo dove eravamo in 10 contro 11 e poi in 9 contro 10 e non abbiamo mai rischiato niente. Quindi vuol dire che l'organizzazione di gioco e, ripeto, i principi di gioco sui quali stiamo lavorando stanno cominciando a funzionare. Ecco, espulsioni che potevano condizionare chiaramente in negativo anche l'esito della partita. La squadra però comunque ha risposto presente sul campo, si è subito disposta bene in campo senza concedere troppi spazi. Io dico che quando si lavora, e adesso avremo tempo perché non avremo più la partita del mercoledì, anche se sarebbe stato bello averla ancora la partita del mercoledì, questo è fuori discussione, non è che siamo contenti di non averla più, però abbiamo ormai da tanto tempo, non ci alleniamo più una settimana intera, adesso avremo il tempo per farlo e quindi secondo me andremo a migliorare tante situazioni e questo è un altro aspetto che è fondamentale, cioè riuscire a disporsi nel migliore dei modi a secondo di quello che succede in campo. Quindi quando sono rimasti in 10 abbiamo
ci siamo schierati in un certo modo. Siamo rimasti in 9, ci siamo schierati in un modo diverso, ma la squadra sapeva cosa doveva fare. È proprio qui il punto, sapere cosa bisogna fare in campo. E quindi non andare allo sbaraglio, non inventarsi niente, ma avere delle certezze. Queste certezze possono arrivare solo allenandosi bene e continuare a insistere sui concetti che sono poi quelli che vogliamo noi. Ecco, mister, un'ultima considerazione. Ora Mazzara che dovrà far fronte a diverse squalifiche anche per via dei cartellini collezionati quest'oggi. In ogni caso vincere può essere la miglior medicina in vista del rush finale di campionato? Ma assolutamente, cioè, oggi era veramente importante per noi fare i 3 punti, perché come ho detto all'inizio era da tanto che non arrivavano. E questi 3 punti, oltre che ci permettono di fare appunto di migliorare la nostra classifica, ci dà veramente molto morale, ci dà molto coraggio e ci dà certezza in quello che stiamo facendo. Perché a volte, anche se stai lavorando bene, non arrivando i risultati, magari perdi un po' di fiducia. E quindi è stato anche un lavoro psicologico che abbiamo dovuto fare in questi giorni. È chiaro che quando vinci, questo aspetto va avanti da solo.